Eccoci di nuovo insieme, bimbi, e oggi con noi c'è anche la nostra Melody. Andiamo a vedere cosa sta facendo. Ma cosa sta facendo? Ma sta soffiando. Perché soffia? Ma non si è accorta che la stiamo guardando? La chiamiamo, bimbi? Mamma mia, quanto è faticoso. Pure ci deve essere. Bimbi, no? Chiamiamola insieme ad alta voce, su. Melody! 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 Oh, cosa c'è? Sì, cosa c'è? Ma cosa stai facendo? Oh, io sto soffiando sulla mia bambola. Ma lo vedo, Melody, ma perché stai soffiando sulla tua bambola? Sì, perché voglio farla vivere, capisci? Voglio che lei viva. Ma Melody, è solo una bambola, non può vivere. Ma dimmi un po', chi ti ha raccontato questo? Ma io ho ascoltato il racconto della creazione dell'uomo e Dio ha soffiato su di lui un alito di vita e lui ha iniziato a vivere. E io voglio fare proprio così, ma non ci riesco, guarda, guarda. Beh, fermo. Beh, Melody, Melody, aspetta, aspetta. Oh, fermati, fermati, fermati. Ah, sì, ma tu non puoi fare questo. Dio è il creatore del cielo e della terra. Lui è il creatore dell'universo intero. Ricordi la storia della creazione che abbiamo raccontato la volta ah, scorsa? Sì. Dio ha creato il mare, il cielo, gli alberi, i frutti, i fiori e anche gli animali, gli uccelli del cielo, i pesci del mare e anche le oche. Belle, belle proprio come te, Melody. E ha creato l'uomo, l'uomo in un modo meraviglioso. Ecco, Ma sì. forse non sei stata proprio attenta. Vogliamo guardare insieme questo video? Sì, lo facciamo vedere sì. anche ai bambini. E così raccontiamo un po' meglio come Dio ha creato l'uomo. La storia che raccontiamo oggi la troviamo nel libro della Genesi, nei primi due capitoli. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e che ci somigli un po', che si prenda cura degli animali e di tutto il creato. Ecco bambini, Dio formò l'uomo proprio dalla polvere della terra. Dal terreno, bambini! Ci avete mai giocato col terreno? Ma sì, certo, sicuramente. E Dio ci ha formato proprio dalla polvere della terra. Ha dato una forma all'uomo, ha soffiato su di lui un alito di vita ed ha iniziato a vivere. Ma non è stupendo? In che modo meraviglioso Dio ci ha creato, avete visto? E sapete cosa c'è scritto? Alla fine della creazione, Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Dio era soddisfatto di quello che aveva creato, era contento di Adamo, degli animali, della creazione, di tutta la terra. E Dio creò per Adamo un posto meraviglioso, un giardino bellissimo, stupendo, incantevole, che Dio chiamò Eden. Adamo era felicissimo in questo giardino perché non gli mancava nulla. Era tutto a sua disposizione, gli alberi, le piante, i fiori, i frutti, poteva sentire il canto degli uccelli e si posavano su di lui perché lui li conosceva benissimo. Ad uno aveva dato loro un nome. Dio li fece andare tutti verso Adamo e disse: Adamo, come chiamerai questo animale? Leone, sì, lo chiamerò leone. E così fece per ogni animale, perché Dio l'aveva reso padrone di tutta la terra. E con tutto l'amore e la gentilezza Dio si rivolse ad Adamo e disse: Adamo, ho creato per te tutto questo. Ci sono dei frutti dolcissimi e maturi. Potrai prenderli, potrai mangiarli, ma attenzione, non prendere il frutto dall'albero al centro del giardino. Quello è l'albero della conoscenza del bene e del male. E non ne dovrai mangiare, perché altrimenti morrai. E Adamo ascoltò il Signore, ubbidì e non mangiò di quel frutto. Però ad un certo punto cominciò a sentirsi un po' solo. Non aveva qualcuno che gli facesse compagnia, qualcuno simile a lui. Poteva giocare con gli animali, sì, però aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a custodire il creato, tutto quello che Dio gli aveva affidato. E così Dio gli parlò dolcemente e gli disse: Adamo, non è buono che tu sia solo. Ti farò una compagnia, un aiuto convenevole, adatto a te.
Così Dio fece cadere un sonno profondo su Adamo. E mentre lui dormiva, Dio prese una delle sue costole. Eccola, guardate. E da quella costola formò una donna, la fece sdraiare a fianco a lui. La mattina si risveglia proprio con una compagnia e Adamo la guarda e disse: ma è bellissima, è stupenda. Oh Dio, grazie per questa compagnia. La chiamerò Eva. Si guardarono dolcemente e tra loro nacque subito un grande amore. Adamo la prese per mano e disse: vieni Eva, ti mostro il giardino, il creato di Dio. Guarda, ha fatto tutto questo per noi, Eva. Guarda questi animali, sono stupendi. E gli alberi, i frutti, possiamo mangiarli tutti. Tranne quelli dell'albero al centro del giardino, Dio ci ha detto di non assaggiarli. Purtroppo un giorno disubbidirono a quest'ordine e Dio comandò loro di uscire dal giardino per sempre. E così l'uomo cominciò a popolare tutta la terra. Bambini, animali divennero sempre più numerosi, si sparsero in tutto il mondo. E sia per gli animali che per l'uomo, Dio ci ha resi perfetti, anche se siamo diversi per il modo di vestire, di mangiare, di parlare, e per le case, e per i luoghi in cui viviamo. Insomma, bambini, siamo tutte creature di Dio. Anche se diversi, siamo tutti belli davanti a Dio, perché siamo la sua creazione. Egli ci ama per quello che siamo. E noi lo vogliamo amare con tutto il nostro cuore e ringraziare per il dono della vita. Alla prossima storia, bambini. Dio ci benedica.